Ciao Michael, come stai innanzitutto? Manca una settimana, pochissimo. Sei nervoso? Un po' nervoso, però soprattutto molto felice, perché questo è un sogno per me che è nato in Australia, proprio lontano, quindi ho veramente una felicità dietro di me. Raccontami come mai, allora a questo punto, come mai questo sogno è nato in Australia, come mai viene da così lontano questo sogno dell'Ariston? Sì, no, infatti siccome i miei sono siciliani, noi in Australia abbiamo una comunità enorme in Australia di italiani, calabresi, napoletani, siciliani, tutti, quindi abbiamo sempre seguito il festival e quindi l'ho visto ogni anno, è stato sempre un sogno per me dire mi piacerebbe andare a Sanremo e finalmente posso dire che ci sarò. Mi racconti cosa ti ha portato qui? Cioè come sono andati questi ultimi mesi prima di riuscire appunto ad essere tra le nuove proposte sanremesi, come hai lavorato e poi il brano? Certo, noi praticamente in questi mesi diciamo stavo sempre facendo musica, scrivendo musica, cercando di fare una novità, qualcosa che è interessante nella musica. E quindi questo, diciamo, creando sempre la musica mi ha fatto arrivare qui alla Sugar con la Caterina Caselli, che è veramente ottima, persona favolosa. A questo punto che adesso faccio Sanremo Giovani, che è una grandissima emozione, con un brano, posso dire con un brano veramente nel mio cuore, cioè veramente vicino al mio cuore, perché parla di una ragazza, una donna che sta veramente soffrendo un momento, e io in questo brano la porto in avventura, fare questa avventura di tirarla fuori di questa situazione e vivere nel luce del sole. Quindi anche dico una frase in questo brano: alza gli occhi al sole. Quindi un brano di speranza, salvezza. Spero che vi piaccia. Un brano molto positivo. Sì, molto. Diciamo. Senti, tu sei un cantautore, giusto? Sì. Come mai, un po' me l'hai detto, però immagino tu abbia tante canzoni nel cassetto, diciamo, nel repertorio. Come mai hai puntato proprio su questa per il palco dell'Ariston? Questo... Perché questo brano, secondo me, mi è parlato veramente... Ho parlato veramente al mio cuore, perché stavo pensando, soprattutto in questo momento che stavo vivendo con un'amica che stava veramente soffrendo, era un momento abbastanza pesante per lei, e mi ha fatto pensare, ci sono tantissime altre ragazze o donne che stanno vivendo lo stesso momento, e quindi volevo portare sul palco di Ariston un messaggio che ce la fai, non ti preoccupare, ce la fai. Vieni con me e non sbaglierai, quindi anzi rinascerai, quindi è un messaggio veramente profondo, spero che trasmette questa a voi. Senti, invece il resto di Michael com'è? Noi ascolteremo questo brano, ma tu appunto scrivi, c'è un progetto discografico, sentiremo com'è il mondo artistico, ecco, di Michael, cosa ci aspetta dopo Sanremo? Mio genere, diciamo che è un pop molto profondo, con tanta voce, se posso dire anche modestamente, con tanta voce. I brani anche ci sono anche variabili nel progetto, perché questo progetto mio è anche un progetto internazionale. Siccome scrivo in inglese, parlo inglese più che sono, diciamo, dall'Australia, cercheremo di fare i brani che anche possono anche essere diversi di questo brano, o questo brano rilascerai, che si può anche andare più intimo, di parlare proprio anche in diverse impostazioni della voce, diciamo più morbido, più intimo, quindi sì, sarà una grande sorpresa, però vorrei veramente che questo mio primo album sarà una bomba, qualcosa veramente speciale, vorrei che sia questo, quindi forse prendiamo un po' più di tempo per preparare questo album, non escerà per la settimana del festival, però
nei prossimi mesi sì, avremo qualcosa pronto, qualcosa veramente speciale. Però la settimana di Sanremo abbiamo Rinascerai e abbiamo anche la versione in inglese White Rose, quindi... Ah, perfetto, sì. Quindi fai tutte e due. Senti, una curiosità tutta mia, ma come hai scoperto la musica italiana? Cioè, come è iniziata la tua passione per la musica italiana e che riferimenti hai? Visto che hai detto... Sì, ma sempre guardando il festival ogni anno è stato un grande insegnamento per me, perché è difficile essere in contatto con la musica italiana se sei in Australia, però con il festival che mi ha fatto questo grandissimo favore di stare sempre in contatto con la musica italiana, quindi sì, riferimenti, cioè guarda, tutti i grandi del festival, anche la Caterina Caselli, cioè. però diciamo anche Pino Daniele, Pino Daraggio, Battiato, cioè tutti questi grandi nomi, autori proprio, e poi artisti, abbiamo Elisa, abbiamo Malika Ayan, abbiamo Giorgia, Andrea Bocelli, tutti questi grandissimi artisti che sono e voci. Quindi mi ha fatto questo insegnamento sulla musica italiana, però perché veramente la musica italiana è veramente top, anche cioè, parlando di internazionale, è conosciuto dappertutto. Grazie mille, in bocca al lupo per Sanremo allora. Viva lupo! Grazie mille.